cambiare il verso, perché capisco quel che lei sta per dire. Lei vuol sapere quando inizia per noi la vita che le ho promesso. Spengo la cicca della sigaretta, ne accendo un'altra che ora stringo tra i denti. Faccio un sorriso come a far finta di niente, prendo una scusa e sono subito fuori, preoccupato e sudato. Lisa, l'ho conosciuto dentro un bar sui Navigli e son rimasto intrappolato ai suoi artigli. Ora ogni notte lei mi viene a cercare per consolare la tristezza che sente, la tristezza che ha dentro. E non so se un giorno cambierà. Sempre solo quando lei lo vorrà. E se questo amore non lo so, ma Lisa è tutto quel che ho. Ben ritrovati e bentornati a English Talk Show. È arrivato il nostro secondo blocco, quello condotto da Francesco Beltrami, che parlerà di ciclismo e una review delle Olimpiadi di Rio. A te. Bene, allora, ciclismo, ci siamo lasciati, se non sbaglio, che c'era più o meno in corso sul il Mont Ventoux, sul Tour de France. Poi, poi è passata la storia quella tappa. Sì, ci sono stati un po' di problemi effettivamente con tutta la gente concentrata in pochi chilometri, visto l'accorciamento della tappa e tutti i pasticci. Soprattutto il problema era la gente e chiudiamo lì. E tutti i pasticci che sono successi. Però vabbè, alla fine ha vinto il più forte, il risultato... E continua a essere la gente il problema. Sì, la gente ha perso molta educazione rispetto a quando si andava a vedere il ciclismo 30, 40, 20 anni fa, è vero. Anche 10. Purtroppo 10. C'è questa mania di apparire, di farsi selfie, di finire in televisione, di finire sul video virale che fa il cretino intanto che corri vicino al corridore, insomma... È brutto, è molto brutto. E infatti hai visto che alla Vuelta il governo spagnolo ha schierato una quantità incredibile di poliziotti, guardie civili, di soldati e c'è quasi un cordone davanti, ci sono questi militari che corrono, ognuno ha i suoi 20 metri da presidiare, corrono avanti e spingendo indietro la gente, cioè c'è stato una svolta pesante sulle salite. Epocale. E... anche se poi, vabbè, bisognerebbe, ma è una discussione che non voglio fare, vedere se è giusto che uno Stato debba spendere tutti questi soldi per impiegare le forze di polizia in un compito del genere quando i tifosi di ciclismo... Se la gente non sa trattenersi, credo di sì.
Sì, però non è giusto. Cioè, sono soldi buttati, secondo me. Capito, ma voglio dire, è un male estremo, però di fronte a certe situazioni ne va dell'incolumità della gente stessa e ovviamente soprattutto dei corridori. Vabbè, certo, quello assolutamente. Okay. Comunque, tornando al fatto sportivo, la Vuelta è veramente bella quest'anno, nonostante abbia un percorso un po' che molti hanno svalutato, nel senso che ho letto commenti che parlavano di rampe da garage e poco altro, nel senso che sono state fatte molte tappe in cui non ci sono grosse difficoltà di montagna durante il percorso, ma alla fine c'è un arrivo in salita devastante con pendenze anche al 20-25% che dura 3, 4, 5 km. E questo, unito anche ad altri fattori, cioè che non c'è una squadra dominante come la Strava Sky a Tour, e che Nairo Quintana è in splendida condizione dopo aver corso il Tour in situazione non di forma eccezionale, ecco che sta facendo venire fuori una corsa spettacolare. Ci sono stati, è presente anche Contador, quindi a parte i due rappresentanti del ciclismo italiano a livello di giri, cioè Nibali e Aru, gli altri ci sono tutti, e c'è stata una Vuelta spettacolare con questi corridori che si scattavano in faccia uno prima uno, poi l'altro fino alla tappa di breve di 118 km, dove spesso però sulle tappe brevi con delle difficoltà succedono i problemi seri, dove Quintana è andato addirittura in fuga ed è riuscito a conquistare un vantaggio di oltre 2 minuti su Froome, mettendolo in classifica a 3:30 e parandosi quasi di sicuro le spalle in vista della cronometro di 20-36 km con cui si pensava di oggi, cui si pensava che se il distacco fosse rimasto attorno al minuto, Froome avrebbe potuto avere l'occasione di fare questa, ecco, cosa è successo particolarmente domenica? E in quella tappa è successo un grosso problema, che sono stati presi tutti di sorpresa, non solo Froome, praticamente si è spaccato il gruppo non in due ma in tre. Nella parte davanti è rimasto Nairo Quintana con diversi Movistar e si sono messi immediatamente a tirare. Froome è rimasto non nel secondo, ma praticamente quasi nel terzo troncone. Nel terzo gruppo. Lui ha avuto la forza di agganciare il secondo gruppo, ma nonostante che lui chiedesse in continuazione con la radio ai compagni di sbranarsi e di fare uguale, e nessuno della Sky è riuscito a raggiungere il secondo gruppo. E sono rimasti tutti nel terzo. A questo punto lui non ha più avuto la possibilità di organizzare un inseguimento, perché chiaramente era da solo e avrebbe dovuto far conto sulle forze di altre squadre che hanno tirato per non farsi staccare più di tanto, ma non hanno assolutamente provato a tirare per rientrare sulla Movistar. E a quel punto, quando uno da solo è a 100 km davanti, di possibilità ce ne sono ben poche. È scandaloso, diciamolo, perché è scandaloso quello che è successo alle spalle, nel senso che già due tappe precedenti il gruppo si era fatto dare 33 minuti dalla fuga, cosa che in fuga non c'era nessuno che contava. Ha vinto poi un italiano, Conti, che a sua volta è scattato e ha distanziato tutti gli altri. Ma c'è il tempo massimo? Scusami. Sì, e ci arriviamo al tempo massimo. E il gruppo però non ha avuto la decenza di tenersi a 6, 7, 8 minuti, ma si è lasciato andare fino a badare soltanto a rimanere di qualche minuto nel tempo massimo. Mentre invece in quella tappa qui di domenica è successo di peggio, perché i 91 corridori rimasti nel terzo troncone del gruppo, e c'erano squadre che c'erano al completo, la Sky per dire mancava, non c'era solo Froome, la Lyric Energy, erano tutti lì, si sono disinteressati totalmente dell'andatura, e essendo una tappa molto corta il tempo massimo non era altissimo rispetto al come distacco, era attorno alla mezz'ora, poco meno di mezz'ora.
però non c'è stato il minimo accordo, cioè normalmente in questi casi per salvaguardare la possibilità di partecipare alle tappe successive ci si mette d'accordo ogni squadra, visto che viene male c'era tutto e da un corridore che tira, si alternano una decina a tirare, poi magari la squadra fa tirare sempre quello perché sacrifica quello, un'altra squadra ogni 20-30 km lo cambia, e si cerca di mantenere comunque un distacco dignitoso e soprattutto all'interno del tempo massimo. Ebbene, questo non è stato fatto, c'è stato il più totale disinteresse per la cosa, e su un tempo massimo che adesso non so esattamente, ma calcolandolo in base al tempo che è stato messo dalla tappa e alla percentuale che è nelle tappe di montagna doveva essere attorno ai 30 minuti, il terzo troncone del gruppo ha preso 52 minuti dai primi e quindi sarebbe stato da escludere immediatamente. Però la cosa avrebbe voluto dire far continuare la vuelta per gli ultimi 5 giorni, per l'ultima settimana, con 70 corridori al via, con squadre, la Direct Energy ad esempio sarebbe stata esclusa, la Sky stessa avrebbe avuto un corridore. E allora la giuria, secondo me sbagliando, ha deciso di riammettere tutti i 91. Ora, ecco, questo è sbagliato. Ora, ci può stare se fosse stata una giornata di tempesta con pioggia, grandine, che magari andava a colpire il gruppo degli inseguitori, ma non quelli davanti, perché sai che i temporali possono durare 10 minuti e quando c'è un distacco di un quarto d'ora. Se loro fossero arrivati uno o due minuti fuori tempo massimo, facendo almeno il gesto di organizzarsi e di mettersi a tirare. Se ci fossero state un incidente sulla strada da qualche parte che spaccava il gruppo, insomma, ma in una tappa, in una giornata di bel tempo, dove erano in 91, avrebbero potuto tranquillamente arrivare con 20, non gli si chiedeva di rientrare, per amor di Dio, ma di arrivare con 20 minuti, 25 minuti e salvare la faccia, era possibilissimo. E io la lancio, non l'ho sentita dire da nessun commentatore, ma nel momento in cui tutti i direttori sportivi della Vuelta non fanno nulla per salvaguardare la presenza delle loro squadre nelle tappe successive, evitando il fuori tempo massimo, perché adesso ci sono le radio, c'è tutto, cioè bastava fare due conti e si sarebbe capito che si stava andando verso quella deriva, e nessun direttore sportivo vuole rimanere con due corridori, un corridore, nessun corridore in squadra. Se nessuno è intervenuto, credo sia ragionevole il sospetto che insinuo io, cioè che i direttori sportivi si siano preventivamente consultati con la giuria, la quale gli abbia assicurato a tappa in corso che sarebbe stata la riammissione, perché sennò non si spiegano 52 minuti. Gli hanno parato il culo, diciamo, in anticipo, sì, cioè, secondo me sì, perché sennò non si spiega, ci sarebbero svegliati, cioè, non è possibile. Questo poi diceva il grande Riccardo Magherini su Eurosport il giorno dopo. Cosa provoca? Provoca una brutta cosa, nel senso che poi il giorno dopo parte, per dire, una fuga, e il corridore che il giorno prima si è sbattuto sulle salite ed è rimasto nel tempo massimo ci arriva con un certo tipo di affaticamento e non dovrebbe trovarsi contro per la vittoria di tappa dei corridori che hanno fatto la passeggiata e hanno preso un'ora, perché questi avrebbero dovuto essere fuori tempo massimo. Invece questi, essendo stati riammessi il giorno dopo, teoricamente avevano la possibilità di avere molte più energie indebite, perché mantenute facendo fuori tempo massimo, per andare a combattere per una vittoria di tappa. Questo non è assolutamente giusto. Capisco. Certo, diciamo che ci torno un attimo, ma finiamo immediatamente. Se sul Van Tour al Tour de France e non lo dico perché sono in parte, la giuria ha preso la decisione giusta, secondo me, neutralizzando la tappa perché c'erano le condizioni per farlo, nel senso di sicurezza, qui ha letteralmente preso una cantonata. Se mi sbaglio, correggimi. Qui non c'erano condizioni di emergenza, perché non c'era maltempo, esatto, non c'era, esatto, super caldo, non c'era niente, non, esatto, ci sono stati incidenti, niente di niente di niente. Esatto. Non c'era proprio nessun motivo. Poi sulla decisione al Tour si può discutere, ma c'erano dei validi motivi per cui si potesse aprire il discorso. Qui non c'erano motivi per aprire il discorso di una riammissione. Non c'erano proprio, non c'erano. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, forse scontata. Ci sono ancora possibilità per Froome? Ma col distacco attuale, ieri
ieri giovedì, cioè ieri mercoledì, perché stiamo parlando di giovedì, c'è stata una salita forte alla fine e sono arrivati tutti insieme.